sole, colori, un getto dolcissimo, centinaia di famiglie in maschera e ancora una volta una distesa di prendigetto. È stata questa la risposta al maltempo che ha colpito Fano e tutta la provincia nei giorni scorsi. Infatti, nonostante i danni subiti da residenti e imprenditori, non è mancata l'allegria e la partecipazione alla seconda sfilata del Carnevale di Fano. Favolosa baciata dal sole, meglio di così non si poteva. Oltre 46.000 persone hanno gremito il centro storico di Fano. È tutta Viale Gramsci, è proprio vero, oggi è stato straordinario il nostro carnevale, sempre più bello da vedere e soprattutto oggi è stato gustosissimo. Secondo gli organizzatori sono stati circa 45.000 i visitatori che hanno affollato Viale Gramsci, le tribune e le poltroncine con un tutto esaurito. Tra di loro anche tanti gruppi di turisti provenienti da ogni parte d'Italia. Non è una parrucca, ma mi sono tinto i capelli di rosa. L'ha fatto solo per il carnevale di Fano? No. Normalmente vado via così. La folla ha riempito la città sin dal mattino con le mascherate preparate da circa 500 studenti delle scuole fanesi, mentre il pomeriggio è iniziato alle 14.30 con i maestri del buon umore fanesi che tribuna dopo tribuna e con semplici esercizi di vocalizzazione sono riusciti a far divertire il pubblico con lo yoga della risata, a cui è dedicato il convegno spettacolo in programma lunedì 16 febbraio al Teatro della Fortuna. È stata poi la volta dei carri che con la loro maestosità hanno affascinato il pubblico, ad iniziare dal Pupo e il Bugiardon e dai carri di seconda categoria, Tedag il Brudet e Allegria, e dalle mascherate, i Mignon, Costa Parchi, Caccia Grossa di Acqualagna e le bici di Monte Granaro. Naso all'insù, infine, per i giganti da 18 metri nati dalla creatività dei maestri fanesi e che quest'anno raccontano non solo i problemi risolti della città, dal dragaggio del porto all'ospedale unico, dalla fusione delle aziende municipalizzate alle centrali biogas, ma anche l'arte della cartapesta, il mare, la moretta e i piatti tipici fanesi. Non manca il premier Matteo Renzi che troneggia su un surreale paese delle meraviglie. Insieme a questo anche Halloween Circus Party 2015, la forza delle maschere e le battaglie del Metauro che hanno sfilato per il giro di presentazione della suggestiva luminaria e del getto, il caratteristico lancio di dolciumi sulla folla pieno di quintali di cioccolata. A far ballare e cantare il pubblico invece è stata la musica rabita, il carro più pazzo della manifestazione guidato dal maestro Daniele Gaudenzi e dalla Borghetti Bugaron Band con il loro inno del Carnevale 2015 Avanti e in tre. A vincere i premi per i palchi più belli invece sono stati il 35-36, meno Parlamento, Pagliaccio più divertimento, il 29-30, uno zoo in fuga e il palco 47, una mela al giorno ci toglierà qualche politico di torno. Per concludere la manifestazione ha rispettato il suo tradizionale appuntamento con la Fortuna in piazza 20 settembre. Dopo lo spettacolo musicale degli Shampoo, grazie alla collaborazione con il comitato Apriamo il Centro, sono stati estratti e già individuati i vincitori della lotteria del Carnevale. Una kermesse ancora ricca di appuntamenti all'insegna dello sport, della cultura, del divertimento e della solidarietà. Oggi è stata una giornata straordinaria, tantissima gente, ma non dobbiamo dimenticare che dietro un evento come questo ci sono tante persone che ci lavorano. E allora voglio ringraziare tutti coloro che hanno prestato la loro opera, a cominciare dai volontari della Protezione Civile che hanno fatto un lavoro straordinario, i volontari della Croce Rossa che sono intervenuti in diverse circostanze, i Vigili del Fuoco che tutelano la nostra sicurezza, la Polizia Municipale, tutti coloro che oggi hanno reso possibile il buon funzionamento e hanno fatto sì che la gente si sia divertita in tranquillità.